Non solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani. Bentornati a Non solo Roma. Continuiamo con i nostri approfondimenti in compagnia dei nostri ospiti. Numeri impietosi per la regione Lazio. In soli 5 mesi 24 morti sul posto di lavoro. Aumentano anche gli infortuni. Citiamo testualmente dei dati INAIL e ovviamente c'è la risposta da parte del più noto sindacato che da anni si batte per i diritti dei lavoratori, la CGIL, che ha definito questa situazione inaccettabile. Tra le altre cose c'è una differenza interessante rispetto ai decenni passati per quanto riguarda purtroppo le morti bianche. Se prima a morire erano lavoratori comunque anche diciamo grandi d'età, adesso purtroppo le morti bianche colpiscono anche ragazzi molto giovani che magari sono entrati sul posto di lavoro da pochissimi mesi. I numeri che ci fanno riflettere, i numeri che ci spingono nuovamente a voler chiedere delle soluzioni. Le normative vanno avanti, ma effettivamente il problema resta. E dunque oggi siamo in compagnia per sviscerare questo argomento con Giampiero Modena del Dipartimento Salute e Sicurezza della CGIL Roma e Lazio, a cui do il mio benvenuto. Grazie, grazie dell'invito, ben trovati tutti quanti delle spettatrici e telespettatori, grazie. Grazie Giampiero. Allora, numeri che insomma spaventano un po', no? In 5 mesi 24 morti, tra cui l'ultimo in ordine di tempo avvenuto a Latina, muore un operaio di 38 anni nel cuore della notte. Sì, allora la cosa diceva bene lei nell'introduzione, si tratta sia dell'ultimo lavoratore di Latina, 38 anni, e il giorno prima di un lavoratore di 40 anni a Capranica, in provincia di Viterbo. Stanno facendo una loro comparsa anche, stanno salendo anche i dati dei lavoratori più giovani. Infatti guardando questi dati, poi sono dati INAIL peraltro, dati diciamo aggiornati al 30 di aprile, noi osserviamo come mentre le fasce in mezzo, cioè quindi 40-45 anni e più, diciamo rimangono un pochino stabili, aumentano quelli che sono veramente i più giovani, quindi 20-24 anni eccetera, e continuano a morire, ma anche diciamo in generale infortunarsi, le fasce più anziane. E questo ci ha portato sostanzialmente ad un valore di un'impennata, una ripresa nel mese di aprile, dopo i primi 3 mesi che insomma rispetto all'anno precedente mantenevano un certo, come dire, si erano un po' contenuti. Siamo passati a 85 infortuni registrati, denunciati al giorno. E dico, sottolineo, fatto denunciati, perché molto spesso l'infortunio non viene denunciato, dipendendo da che cosa. E dipendendo magari dal rapporto di lavoro che è debole, magari al nero, oppure precario, esatto, eccetera. Allora certo, una persona certo evita, come dire, di, tra virgolette, mettersi nei guai denunciando qualche cosa che riguarda il suo diritto fondamentale, perché il diritto alla salute e alla sicurezza è un diritto universale. Certo. Quindi anche questo, devo dire, è un aspetto che va tenuto in considerazione, no? Il fatto che ci sono tantissimi lavoratrici che magari si fanno seriamente male sul posto di lavoro, ma per paura di perdere il lavoro stesso non denunciano, è grave, no? Esattamente, ma questo vale per gli infortuni, vale ancora di più per le malattie professionali, perché un po' c'è il fatto di sottovalutarle, no? Adesso stanno emergendo tutta una serie di nuove malattie, fino a, diciamo, ad oggi le malattie più denunciate sono quelle che riguardano l'apparato muscolo-scheletrico, no? Tipicamente sì, movimenti dei carichi, eccetera. Quello è veramente complicato nasconderlo, ma altre cose più insidiose, infatti ad esempio citiamo i tumori che stanno crescendo, quelli vengono sottovalutati dalla persona stessa anche con prime avvisaglie. Perché? Perché si pensa di poterla governare per non creare problemi, eccetera. Teniamo conto anche di una cosa, purtroppo, in assenza di un rapporto di lavoro regolare non c'è assicurazione del lavoratore o della lavoratrice all'INAIL, e quindi noi non abbiamo la completezza e delle denunce. Un altro dato, e questo purtroppo è legato soprattutto a una roba recente che riguarda il cambiamento climatico, con il cambiamento climatico, quindi con l'aumento delle temperature, ci sono lavoratrici e lavoratori, abbiamo visto, che possono anche morire sul posto di lavoro, ma a volte capita che muoiono in conseguenza, magari a casa loro, e quindi lì non sono più ricollegabili ad una situazione di lavoro. Certo, sono certo molto a casa,
Insomma, anche dal punto di vista dell'analisi scientifica, se vogliamo, tecnica di questi aspetti, le cose stanno cambiando, quindi andrebbe, come dire, tarata diversamente anche l'inquadramento di che cosa è correttamente oggi, nel 2024, in presenza di tutti questi fenomeni, tanto una malattia professionale quanto il verificarsi di infortuni. Però io ecco, vorrei approfondire anche un altro aspetto con lei, Giampiero, senza chiaramente fare troppe polemiche, però io vorrei soltanto farle questa domanda, no? Ci sono stati tantissimi casi di lavoratori, non possiamo definirli tecnicamente anziani, perché una persona di 65 anni che ancora lavora non è più la persona di 65 anni che lavorava negli anni 50, perché si è allungata la nostra, insomma, la nostra percezione anche un po' dell'età, no? Siamo più giovani rispetto agli anni 50. Però com'è possibile che un lavoratore di 65 anni stia su un soppalco al decimo piano? È inaccettabile anche questo? Bella domanda, a parte che è la domanda giustissima. Sono anche più grandi, attenzione, noi Esatto. abbiamo avuto, guardi, tra gennaio e aprile di quest'anno, 31 denunce di infortunio da parte di lavoratori che hanno superato i 70 anni. Ora, mi vai nel campo o mi vai sul ponteggio e l'agilità, la prontezza dei riflessi, a parte, diciamo, l'osservanza delle norme che l'azienda che ti fa lavorare dovrebbe garantirti, quindi Anche, certo. l'ancoraggio, la linea vita, essere come dire e via dicendo. Cioè, noi abbiamo avuto persone che sono morte per l'insolazione lì proprio in mezzo ai pomodori, così come abbiamo avuto persone che hanno perso l'equilibrio, non hanno avuto oggi e sono cadute. Quindi questa è la domanda. Questo fa parte comunque di un discorso più generale che riguarda tutto quanto il mondo del lavoro. Ma sa, guardi, io sono un rappresentante, oltre ad essere il lavoro che faccio per la CGIL Roma e Lazio, sono anche rappresentante dei lavoratori della sicurezza territoriale, comparto artigiano. Le posso dire che queste aziende nell'area metropolitana di Roma, sono piccoline, sono microaziende, hanno tre addetti, compreso a volte il datore di lavoro. E qua c'è un problema grosso come una casa, che riguarda il mondo degli appalti. A volte queste aziende, anzi spesso queste aziende, per poter agguantare un lavoro, prendono degli subappalti da una sera alla mattina, le condizioni che ci sono, e all'interno di quello ci sono due problemi di fondo. Uno economico, perché chiaramente bisogna vedere quanto i committenti ti danno. Secondo, il fatto che per poter entrare in un cantiere, tu magari. Gli artigiani lo sanno fare, lo possono fare, però il problema qual è? È che se io vado per fare un certo tipo di lavoro, non è detto che i miei lavoratori siano addestrati adeguatamente per la mansione alla quale sono chiamati. A volte ci possono essere anche delle improvvisazioni, che in certi contesti va bene, ma quando si tratta di mettere, come dire, a repentaglio la propria vita perché si sta in quota, perché si sta lavorando come se si è fabbri o qualcosa del genere, in falegnameria, Sì. bisogna anche vedere, quindi c'è non solo la stanchezza, le condizioni ambientali, ma anche l'addestramento. E noi su quello vorremmo che ci fosse da parte della regione Noi abbiamo chiesto, sono 2 o 3 anni che lo stiamo chiedendo, devo dire, insieme, l'abbiamo chiesto a suo tempo insieme a CISL e UIL, continuiamo a chiederlo. Vogliamo verificare se questa formazione che viene data ai lavoratori è effettiva, è reale e calza con il tipo di lavoro che questi lavoratori e queste lavoratrici sono chiamati a fare? Perché io su questo ho qualche dubbio. Perché un conto alla formazione dice allora a tavolino, sulla carta, devi fare questo, 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 il pericolo è questo e questo, quest'altro. Sì, ma poi c'è l'addestramento, c'è la macchina, l'uso della macchina, c'è C'è la e via pratica, dicendo. no? Esattamente, esattamente. E quindi su quello, bisognerebbe, questo è un pezzo delle cose che noi chiediamo. L'altro pezzo riguarda, ma senza che veniamo accusati di essere sceriffi, perché su questa roba c'è sempre la polemica. Ci dovrebbero essere dei controlli mirati a campione, secondo noi, sui comparti che presentano un indice infortunistico maggiore, comparti anche territori, perché non è che tutti i territori e tutti i comparti sono tutti quanti uguali, ma là, in accordo con le associazioni datoriali, con gli organismi paritetici, dire guardate, andiamo ad analizzare questa zona e vediamo quali sono i loro problemi, li mettiamo sotto una lente, di osservazione particolare, senza che questo voglia dire che io vado là e faccio per forza. Certo, se violo la legge non si viola. La salute è un diritto universale, c'è il codice civile che dice che l'imprenditore, articolo 2087, ha la responsabilità della salute anche morale,
di chi lavora, però andiamo a vedere queste cose. Quindi verifichiamo che formazione hanno, ma facciamo anche dei controlli mirati anche perché purtroppo a tutt'oggi non abbiamo a disposizione personale ispettivo adeguato in numero sufficiente, e quindi questo dovrebbe, almeno si parta da questi due elementi. Sarebbe davvero interessante effettivamente se si partisse concretamente, no, da questi elementi. Che dire, Giampiero? Io voglio ringraziarla di cuore, un'analisi chiarissima che ci ha Grazie dato davvero tanti spunti di riflessione. Speriamo che questi numeri impietosi scendano, ecco, ci piacerebbe davvero a te. molto. Grazie davvero nel Speriamo. frattempo. Grazie a voi per lo spazio che ci avete dedicato. Grazie. Grazie, a presto. Non solo Roma, le notizie dalla regione con Elisa Mariani.